Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete mezzo sparaflesciato perché ho una luce gigantesca puntata in faccia. Come sapete ho fatto nuovi acquisti per il canale. Quindi ragazzi, però a parte queste chiacchiere, oggi voglio parlarvi finalmente del Season Pass di Assassin's Creed Syndicate. Questo periodo è un po' morto per quanto riguarda le uscite. Sì, c'è stato Mad Max ma l'abbiamo concluso, Until Dawn lo stesso, e prima o poi arriverà FIFA, non ricordo quando, comunque nei prossimi giorni. Ma ora ragazzi voglio dedicare un po' di spazio anche ad Assassin's Creed Syndicate, come sapete uno dei giochi che attendo di più nel corso di quest'anno. Tramite un trailer di recente è stato quindi annunciato il Season Pass, per ora non sappiamo il prezzo, però sono felice di notare che ci sono parecchi contenuti e soprattutto sono parecchi contenuti interessanti. Quindi ragazzuoli, in questo video li andremo a scoprire insieme e fatemi sapere nei commenti se volete altri video come questo di informazione per quanto riguarda Assassin's Creed Syndicate, cosa che facevo a suo tempo con Assassin's Creed Rogue e Assassin's Creed Unity. Mi raccomando quindi ragazzuoli, spolliciate, proviamo a superare i 2000 mi piace e come al solito in descrizione vi lascio il link della mia pagina Facebook e profilo Instagram. In questi giorni sono a Londra per cui avrete un bel po' di foto. Partiamo col primissimo contenuto che è stato annunciato, ovvero Jack lo Squartatore. Davvero in tanti avevano già pensato che questo personaggio sarebbe stato introdotto all'interno della storia in qualche modo, o meglio che fosse già presente, però lo vedremo tramite un nuovo DLC che fa parte del Season Pass. Una cosa che mi fa molto riflettere è che questo DLC è ambientato addirittura 20 anni dopo la conclusione di Assassin's Creed Syndicate, quindi questo sarà ovviamente un buon motivo per ritornare a girare nelle strade di Londra. Il gioco completo sarà disponibile a fine ottobre se non sbaglio, però questo DLC sarà disponibile dopo qualche mese, quindi si parla di dicembre. È ambientato nel 1888, nel periodo in cui appunto il caro Jack lo Squartatore, e caro fino ad un certo punto, instaura un vero e proprio periodo di terrore a Londra, quindi probabilmente il nostro Jacob dovrà indagare. Viene poi introdotto un pacchetto di ben 10 missioni chiamato l'ultimo Marhaja. In pratica in queste 10 missioni dovremo aiutare Duleep Singh, dovrebbe essere questo il nome, spero che la pronuncia sia esatta, a reclamare il suo titolo di Marhaja. Probabilmente questo tizio verrà ostacolato un bordello di volte e quindi dovremo entrare noi in gioco. A differenza del pacchetto di Jack lo Squartatore, queste missioni verranno introdotte solamente nel giro dei primi mesi del 2016. Il Season Pass include poi anche altre cose interessanti, in primo luogo delle missioni esclusive. Il treno fuori controllo, il nome molto simile se non sbaglio a una missione esclusiva di Assassin's Creed Unity, e il complotto di Darwin e Dickens, anche questo mi risulta familiare, però se non sbaglio Unity erano altri due scienziati. Si aggiungono poi ben due pacchetti di armamenti per il nostro personaggio, infatti stiamo parlando di steampunk e leggende vittoriane, probabilmente quindi saranno delle armi overpower, o almeno spero, perché io prenderò il Season Pass, quindi questo ci renderà l'esperienza di gioco molto più approfondita e soprattutto figa, perché appunto potremo utilizzare nuove armi cazzute. Come detto all'inizio del video, purtroppo non si sa il prezzo, mi auguro che non superi i 20-25 euro, perché è da notare che i contenuti sono parecchi, magari detti così velocemente in pochissimi minuti sembrano pochi, però verranno probabilmente distribuiti bene nel tempo, almeno per quanto riguarda Jack the Ripper, ovvero Jack lo Squartatore, e poi le altre 10 missioni del Marhaja. Non mi abituerò mai a dire queste parole così difficili. Quindi per fortuna non abbandoneremo presto il gioco, faremo la storia principale, poi a dicembre riprenderemo il gioco con appunto Jack lo Squartatore e poi nei primi mesi del 2016 continueremo a giocarci grazie a queste missioni. È inutile dirvi, però ve lo sto dicendo comunque, che sul mio canale arriverà in primo luogo il walkthrough della storia di Assassin's Creed Syndicate, quindi ci giocheremo insieme proprio tutto il gioco per scoprire appieno i nuovi segreti di questo nuovo Assassin's Creed, poi andremo alla ricerca di easter eggs presenti nel gioco, farò delle guide o comunque dei video speciali in modo tale da esplorare appieno questo nuovo capitolo della serie. Quindi ragazzuoli, questo video si conclude qui, aspettatemi in futuro dei video speciali, non vi svelo nulla, però probabilmente vedrete roba molto molto interessante sul mio canale nelle prossime settimane. Quindi ragazzi miei, spero che il video vi sia piaciuto, proviamo a superare i 2000 mi piace, fatemi capire appunto che volete altri video così brevi, leggeri, ma che vi diano informazioni veloci e importanti per quanto riguarda appunto questo gioco. Quindi ragazzuoli, vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao!